Siamo in compagnia del sindaco Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone. Cosa rappresenta per lei, insomma, questo risultato? Siamo già alla quarta competizione dopo Ortona, Città delle Pieve, Campagna, Ceprano, insomma, per Monteprandone. Beh, non vi nascondo una certa diciamo soddisfazione anche di tipo proprio sportiva, nel senso che vincere fa sempre piacere. Poi tornare per quattro volte alla ribalta nazionale per noi ha un grosso valore, l'abbiamo già detto, un valore turistico, un valore di promozione proprio del nome Monteprandone. Abbiamo visto tra l'altro che per esempio sul web negli ultimi giorni c'è una maggiore ricerca proprio del nome Monteprandone, perché magari in Italia sentono Monteprandone e vogliono scoprire cosa c'è a Monteprandone. Speriamo che questo ritorni anche in termini proprio di presenze turistiche. Vi aspettavate questo risultato? Allora, io non me lo aspettavo, nel senso che qui la competizione è fra comuni anche più grandi del nostro, però i ragazzi che sono andati a Roma li ho visti sempre molto determinati e non ci stanno a perdere, si stanno preparando anche e soprattutto per le domande di cultura generale, dove non vogliamo fare brutta figura, perché si può perdere sulle manone ma non si può perdere sulle domande di cultura generale. Devo dire che stiamo facendo veramente una bella figura e quindi rappresentiamo al meglio il nostro territorio piceno. Devo dire che questo entusiasmo di questi ragazzi è contagioso, no? Ha unito anche, diciamo, tutto il paese. Sì, questo è un altro aspetto importante, cioè la nostra realtà è una realtà dove coesistono due comunità pressoché distinte, che sono quelle del centro storico e la frazione di Centobuchi. Invece con questa competizione ho visto la città veramente unita. Quando si ha, come dire, qualcosa da difendere come identità, il paese si stringe e fa corpo unico a sostegno della propria comunità. Sempre forza Monteprandone. Ciao.